Life is a game. BetAtHome.com. Un 2011 che riparte alla grande per questo Napoli, che spera di partire con il piede giusto sia a San Siro contro l'Inter, tre giorni dopo al San Paolo contro la Juventus, dico di Fabio Quagliarella, perché è una cessione che ha lasciato un po' ancora tutt'oggi l'amaro in bocca. Ne parliamo con un graditissimo ospite, ex portiere del Napoli, Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele, buon 2011. Anche a te, grazie. Allora Raffaele, si parte da Inter-Napoli con in panchina non più Rafa Benitez ma Leonardo, che ha tradito i colori rossoneri. Beh, sai, io questi tradimenti ormai non ci credo più, sono dei professionisti ed è giusto che trovino lavoro, voglio dire, no? Visto che stava fermo, quindi anche se è stato nel Milan, va nell'Inter, ci sono stati già dei precedenti di giocatori, quindi credo che sia una cosa passata. Invece quello che è la difficoltà che magari potrebbe trovare il Napoli è di un ambiente che moralmente si è ripreso, e sappiamo che stanno lavorando con più armonia e quindi questo forse è un fattore negativo per il Napoli. Di sicuro il Napoli però ha ripreso ad allenarsi con grande attenzione, dico anche motivazione, le ho viste a Castelvolturno molto felici, chiaramente gli ultimi risultati hanno contribuito a questo clima di gioia, perché effettivamente vedere un Napoli lì al secondo posto fa un certo effetto, no? La sosta. Ma d'altronde io penso che il morale del Napoli, se abbiamo detto che quello dell'Inter è in ripresa, io penso che quello del Napoli debba essere a 3.000, non a 1.000, ma soprattutto perché consapevoli della forza che hanno, e quindi sotto questo aspetto deve diventare un'arma in più la consapevolezza delle proprie forze. Il Napoli è forte, inutile che stiamo a dire, tutti parlano di Juve, Roma, le antagonisti al Milan, tra questi qua sta pure il Napoli, è meglio che se lo mettono in testa. Più difficile Inter-Napoli o Napoli-Juventus? Io penso che per certi aspetti sia più difficile Napoli-Juventus, perché il Napoli ha una grande caratteristica di quella della velocità, della ripartenza, e tenendo presente l'euforia dell'Inter, no? Come abbiamo detto prima, potrebbe questa diventare forse un'arma a favore del Napoli se la giriamo nel modo giusto. Nel frattempo però si parla anche di calciomercato, so che non è un argomento che piace a Lello Di Fusco, che giustamente vuole parlare di giocatori che sono nella rosa attuale del Napoli, però dovessero arrivare due calciatori come Inler e Criscito, di sicuro stiamo parlando di giocatori che qualitativamente possono dare una mano, no, a questo Napoli, Lello. Beh, indubbiamente parliamo di due bei giocatori, non sono io a scoprirli, insomma, voglio dire, Inler è già qualche anno, già dall'Udinese quando formava la coppia dei due centrali con Aquilani, erano penso quelli che giocavano meglio in quel periodo. Certo. Quindi poi parliamo di un Criscito che sappiamo che è a livello nazionale, quindi non stiamo a discutere i nuovi probabili arrivi. Non dimentichiamo però che quelli che abbiamo stanno facendo benissimo. Ecco, quindi tu tratterresti tutti senza problemi, no? Perché se poi questo gruppo è arrivato in alto, un motivo ci sarà, non è che può essere stata la fortuna oppure perché... No, ma la fortuna ti può aiutare una partita, due, ma non in un girone d'andata, voglio dire, quindi, però è vero anche che per poter raggiungere dei traguardi importanti, se non importantissimi, c'è bisogno di una rosa, di un certo livello, e quindi che ben vengano due o tre acquisti forti come questi, insomma. Lello, adesso ti faccio un assist, diciamo ci vorrebbe un Ciccio Romano, no? Beh,
voglio dire, è vero pure per che... sognare oppure no, insomma, No, dai, vabbè, ma il calcio giochiamo. è anche cambiato, adesso il Ciccio Romano, con tutto il rispetto e con tutto quello che ci fece fare, adesso quel ruolo là è un po' passato, poi dipende dal modulo con cui vuoi giocare. Io lo dicevo non per come a dire che serve un Ciccio Romano in questo momento del Napoli, però diciamo come operazione di mercato, no? Per Ah dare un sì, che ci dia segnale. con le proporzioni, no? Che ci dia il Bravo. grado di vantaggio che ci dite Ciccio allora, come Esatto, no? io questo intendevo. Sì, indubbiamente. Poi se De E beh, ma Laurentiis. d'altronde questi innesti uno spera sempre che gli diano non l'1% in più, ma il 10% in più, il 20% in più. Quindi l'intenzione è quella, perché penso che gli operatori, i direttori sportivi, i presidenti, gli allenatori che indicano e prendono un determinato giocatore è perché pensano che quello gli possa dare non, come ho detto prima, il 10, l'1%, ma il 10, il 20, il 30%. Quindi l'obiettivo è quello. Lello, per chiudere il cerchio con un Cavani straordinario, perché anche nell'ultima gara con il Lecce si è inventato un gol super che ha risolto la partita all'ultimo Infatti. momento. E con un Napoli che, facciamo l'ipotesi, dovesse, tocchiamo ferro, lo sai, siamo scaramantici, però dovesse superare Inter e Juventus con due risultati non negativi, come si fa a frenare l'entusiasmo? Anche perché Ma qui noi, c'è la ma guarda, mo ho convinzione. detto, non lo dico come tifoso, voglio dire, lo dico come un professionista. Al di là della partita singola, ma il campionato è lungo, un girone è lungo, dove si possono recuperare dei punti in pochissime partite. Indubbiamente questi due scontri diretti potranno dirci molto di più di quello che altri pensano, ma io penso che invece il tifoso napoletano pensa realmente che il Napoli possa arrivare molto molto in alto e non come dicono i media. Che quando fanno la lista di quelli che possono insidiare il Milan, non ci mettono mai il Napoli. È vero, poi c'è sempre l'Europa League, Com'è? no? C'è sempre l'Europa League, la sfida col Villarreal a febbraio, 17 febbraio a Napoli, 24 febbraio invece in Spagna, insomma, un Napoli che deve esserci. Sai, pensiamo a queste due qua. Poi, se tu queste due le fai bene, il resto te le fumi, no? L'appetito Pensiamo a vien queste due mangiando. perché, eh? L'appetito vien mangiando. Eh sì, ma immagina, perché bisogna immaginare, essere positivi, immagina queste due perché vanno bene, Eh sì. ma dopo, voglio dire, dopo devono tremare altri, Ma non sì. noi, noi, non il Napoli, insomma. E vabbè, su queste parole stupende di Raffaele Di Fusco, io lascio il microfono proprio a Lello per il suo saluto ai tifosi del Napoli. L'augurio per il 2011. Ripercorriamo un po' le L'augurio tracce. sportivo di un 2011 si pensa ma non si dice, Esatto. ma che sia migliore. Grazie mille, Lello. Ok, ciao. Antonio Petrazzuolo, napolimagazine.com. Life is a game. Betathome.com